Allora, arrivo della Coppa Sila, sì. Centenario. Guarda, è stata una salita molto veloce, bellissima, e guarda, non me lo credevo, ma tutto sommato sono contentissimo e tutti quelli che vogliono bene. Ciao. Ciao! Una foto per lui. Sì! Agostino, allora, hai ricevuto l'abbraccio del tuo amico concorrente. Sila, com'è? Emozioni? Emozionante, emozionante. Poi oggi è stata la mia prima salita senza problemi, perché ieri ho avuto sia la prima che la seconda di prova problemi col turbo, quindi non avevo riferimenti alcuni. E oggi, bello, mi sono divertito però. Poi quando c'è qua l'amico Tinella è sempre un piacere. Allora, arrivare su a Montescuro, scavalcare il valico. L'ultima curva mi è venuto quasi di alzare il piede perché ero felicissimo. Ti dico solo questo, dico sono arrivato, la macchina ha funzionato, avevo paura, come se avessi paura di affrontare l'ultima curva. Bene, grazie, ciao! Quindi classe del turbo fino a 1600 centimetri cubici, ovvero la classe RSTB della Resistart Plus. Seconda posizione per Domenico Tinella, pilota della Puglia Corse, un duello tutto mini, e il successo della classe Resistart Plus RSTB fino a 1600 è andato ad Agostino Scaffidi. Tempo 6:28 e 48 per il pilota della Nebro Sport. Seconda posizione per Domenico Tinella, prima posizione per Agostino Scaffidi. Eccoli entrambi puntuali sul podio. Già cambio d'abito effettuato per Agostino Scaffidi. Dovrà tornare in Puglia Tinella e dovrà fare rientro in Sicilia Agostino Scaffidi. Complimenti a loro.